ruolo ha il microbiota intestinale nei sintomi da Covid? Secondo questi ricercatori, è dal microbiota che dipende la gravità dei sintomi. Il virus induce una risposta immunitaria, ma i sintomi sembrano più dipendere da una risposta aberrante del sistema immunitario. I pazienti con sintomi gravi presentano livelli elevati delle citochine plasmatiche e esitano poi con sindrome infiammatorie multisistemiche simile a Kawasaki nei bambini. D'altra parte, il sistema immunitario è principalmente residente a livello intestinale. Questi ricercatori sono andati ad analizzare il microbiota intestinale su 100 pazienti affetti da Covid-19 sia durante il ricovero fino a 30 giorni dopo il recupero e hanno dimostrato che la composizione del microbiota durante il ricovero è associata alla gravità della malattia. I loro dati mostrano che la composizione del microbiota intestinale nei pazienti affetti da Covid è diversa dai pazienti non malati, ma come rimanga alterata anche dopo la risoluzione dei sintomi. A questa composizione del microbiota corrisponde nei pazienti con sintomi gravi una produzione di citochine ben diverse da quelle che sono prodotte dai pazienti che hanno risposte moderate e deboli. Qui è rappresentata la cascata delle citochine, queste piccole proteine che sono prodotte a cascata, appunto le prime sono quelle proinfiammatorie che vanno a produrre ulteriore necrosi, cioè danneggiano ulteriormente il tessuto, poi dopo l'interleuchina 6 arrivano quelle antinfiammatorie che vanno a ricostruire. Ma non sempre succede questo. Nell'infiammazione cronica di basso grado succede che produciamo le prime citochine che sono capaci a demolire, ma produciamo citochine antinfiammatorie che dovrebbero andare a ricostruire diverse da quelle che sono capaci a farlo. Questo tipo di risposta infiammatoria è stata definita essere la madre delle patologie. Oggi è confermato che questo tipo di risposta cronica di basso grado è dovuta a una bassa biodiversità dei ceppi batterici intestinali, come avviene nel primo periodo di vita dove siamo definiti vulnerabili e al termine della nostra vita, quando diventando anziani torniamo bambini ed è chiamata fragilità. Le citochine sono il braccio operativo del microbiota, attraverso le quali svolge tutti i suoi preziosi compiti, tra cui anche quello di riconoscere e gestire eventuali virus. Capiamo pertanto che l'esito da un'infezione da virus non dipende tanto dal virus quanto dalla nostra capacità di riconoscerlo e di gestirlo. Concetti ben noti da tempo, ben espressi in questo articolo di Casadevall a domande e risposte. Uno stesso microbo può essere opportunista in una persona e commensale in un'altra, provocare gravi sintomi in una persona e convivere tranquillamente in un'altra. Concetti che sono ben riportati anche dall'Istituto Superiore di Sanità, dove si dice sì che una malattia infettiva è causata da un agente microbico, ma il corpo umano, da parte sua, quando ne viene a contatto, si difende adottando sistemi che cercano di ripristinare un proprio equilibrio. L'Istituto Superiore di Sanità è concorde con Casadevall nel definire che un'infezione può evolvere in maniera asintomatica, senza produrre alcun sintomo, oppure può portare sintomi anche gravi fino al decesso del paziente in base alla capacità del paziente di rispondere. Questo è quello che dice la scienza e che io ho raccolto in questi due libri che vi invito a leggere.